Cari amici, siamo arrivati alla notte del 3 gennaio e il 4 gennaio come giorno, il segno corrispondente sarà il Capricorno. Il dono di Dio per il Capricorno è la responsabilità. Quindi noi faremo qualche riflessione sul responsabilizzarsi. Ci mettiamo comodi e al suono della campana possiamo chiudere gli occhi. Cominciamo mettendo in uno stato di rilassamento il nostro corpo fisico. Facciamo questo attraverso il respiro, lasciando andare man mano tutte le tensioni. Ora lasciamo il nostro corpo rilassato e andiamo ad osservare le nostre emozioni e portiamo tutto il corpo emotivo in uno stato di quiete, sempre respirando. E ora che siamo più quieti, lasciamo anche le nostre emozioni e andiamo a osservare lo stato della nostra mente, cercando di liberarla da ogni pensiero, lasciandola come uno spazio vuoto, libero. Ora portiamoci in un punto leggermente più elevato dove immaginiamo splendere una grande luce, è la luce del nostro sé, del nostro osservatore. Immaginiamo di portare la sua luce con cui ci identifichiamo, portiamola nei tre corpi, cominciando dalla mente. Vediamo la nostra mente, il nostro corpo mentale illuminarsi, riempirsi di luce, in modo che i pensieri diventino man mano più chiari, più limpidi. Poi vediamo questa luce che scende nel corpo emotivo, trasformandosi nella luce dell'amore, rendendo tutte le nostre emozioni più empatiche, più amorevoli. E ancora facciamo scendere la luce fino al livello energetico e fisico, in modo che le nostre azioni, il nostro vivere quotidiano sia ricco della luce della volontà spirituale. Così come punti di luce, colleghiamoci a tutti gli altri punti di luce, al nostro gruppo e al gruppo di tutti i servitori del mondo, coloro che si occupano con il loro meditare, con la loro vita, della crescita, dell'evoluzione di se stessi e di tutto il pianeta. Sentiamoci parte di questa rete con cui scambiamo un'energia amorevole di crescita. E poi facciamo qualche riflessione, sempre meditativa, sull'idea di responsabilizzarci.
In generale, la responsabilità è vista come un fardello, un peso da sostenere o una colpa. Ci sono molti significati comuni in questo senso. Noi ricordiamoci del suo significato reale. Responsabile è colui o colei che risponde delle proprie azioni, sapendole spiegare e accettandone le conseguenze. Alle persone, ma spesso anche noi stessi, gettiamo la responsabilità su qualcun altro. Siamo capaci di trovare milioni di modi per evitare tutte le responsabilità e non responsabilizzarci. Ma se ci pensiamo, nel momento in cui diciamo che qualcun altro ci fa soffrire o ha fatto questo o quello, ha creato qualche situazione, e allora non possiamo fare nulla per cambiare, perché facciamo dipendere tutto dagli altri. L'azione di responsabilizzarsi prevede una partecipazione attiva e volontaria e inizia con la consapevolezza, con l'attenzione. Quando iniziamo a diventare consapevoli, ci rendiamo conto che io sono responsabile di me stesso. Nessun altro è responsabile per me. La responsabilità è assolutamente, completamente mia. Qualsiasi cosa io sia, sono io che l'ho creata. Io sono responsabile della mia vita, delle mie sofferenze, dei miei dolori, delle mie gioie, di tutto ciò che mi è accaduto e che mi accade. Io ho scelto che sia così. Ho seminato dei semi. E ora raccolgo dei frutti e semino nuovamente. E una volta che questo diventa una comprensione, tutto diventa semplice. La vita comincia a prendere un nuovo significato, una nuova svolta, si può muovere in una nuova dimensione. Può iniziare una rivoluzione, un mutamento, perché quando so di essere responsabile, so anche di poter cambiare in qualsiasi momento io decida di farlo. Nessuno può impedirlo. Qualcuno può forse impedirci di abbandonare l'infelicità,
e di trasformarla in gioia, se lo vogliamo. Queste brevi riflessioni potremmo addormentarci questa notte e fare delle verifiche nella giornata di domani, nonché lavorarci poi nel segno del Capricorno. Ora possiamo fare qualche respiro più profondo, iniziare a riprendere il tono del corpo e poi, al suono della campana, riaprire gli occhi. Buona serata, buona giornata di domani sotto il segno dell'essere responsabili.